tu hai detto ho conosciuto Dio. Conosciuto io nato, ma com'è sta, cioè secondo, perché volevamo anche cercare di capire un po' quando è stato, com'è successo, com'è accaduto, per essere così certo che la tua vita da quel momento sarebbe cambiata. Beh, te ne rendi, oggi posso dire che me ne sono reso conto negli anni, però il primo impatto, il primo incontro è accaduto qui a Brescia, in una chiesina, nella chiesa di San Luca, proprio in centro a Brescia, dove durante un'adorazione, dove era esposto il Santissimo in questa chiesa, io l'ho guardato, la frase in testa era questa: se tu esisti, allora devi darmene prova. Io venivo da un passato un po' turbolento, con un po' di situazioni pesanti, ho detto: se tu esisti, davvero devi cambiare qualcosa in me. E così davvero dal giorno dopo qualcosa ha cominciato a cambiare. E sta cambiando tuttora, continua questo cambiamento. Cioè il fatto anche di questo progetto discografico mi ha fatto. Ecco, adesso infatti ci arriviamo, perché tu hai pensato sì di promuovere questa casa di spiritualità a Gavere, Babolino, certamente, però non era abbastanza, perché probabilmente volevi farlo in un modo ancora più tuo personale, e hai deciso di proporre questo, sarà un album in prossimamente, sì. Ma per ora è una traccia solamente. Ed è Dimmi dove sei, Luca Maffi. Allora, hai pensato di regalare qualcosa di tuo anche alla gente? E ho pensato di raccontare un po' quello che è il vivere in questa casa, e il raccontare quello che Don Dino Foglio è per me, pur non avendolo mai conosciuto. Però tu lo conosci bene, vero? Anche se non l'hai mai conosciuto personalmente. L'ho conosciuto negli occhi delle persone, certo. Della fraternità che lui ha fondato, la Fraternità Tenda di Dio, che sono un gruppo di sorelle che guida, diciamo, l'area pastorale di questa casa. E man mano ho imparato a conoscerlo proprio nelle persone che incontro, nel gruppo di volontari che ma ogni anno sta crescendo e permette comunque alla casa di funzionare. Ricordiamo che è scomparso nel gennaio 2006, ma da allora continua questo progetto, proprio perché lui l'ha voluto ed era giusto che continuasse anche attraverso i volontari come te, insomma, e tanti altri che aiutano. Ieri con una sorella della Fraternità Tenda di Dio l'ha definito un prato, un grandissimo prato verde, dove ogni fiore trovava il suo posto. E anche se lui non c'è più, questo prato continua ad allargarsi. Ad allargarsi, c'è posto per tutti, sì. È vero? Tutti i fiori possono davvero sbocciare. E adesso questa ci dici come si può contribuire, perché mi dicevi che tutto il ricavato della vendita di questo progetto personale invece del nostro ospite va per questa casa. Vero? Allora, è nato proprio tutto con amici e volontari, perché chi ha dato la possibilità di incidere il disco nella sua sala di incisione si chiama Nea Marchesini, e veramente un grazie, perché non ha voluto nulla in cambio, anzi ci ha messo veramente tanta passione. La casa discografica, che è la Sound Management Corporation di Renato Del Garda, che ha sposato questa causa di portare avanti insieme a me questo progetto. Il progetto non è fermo, è itinerante, nel senso che per il momento sono state pagate le prime 25 copie di questo disco, che è la versione, diciamo, per la radio e la televisione, e è stata pagata la SIAE, quello che ne va, il contorno per iniziare è stato pagato da una persona che ringrazio vivamente. E adesso io mi rimetto nell'anima dei bresciani, che sono dei generosi da sempre. È vero. Per cui se c'è qualcuno che vuole contribuire a questo progetto, noi ci mettiamo le forze. L'album è già in progetto, ci sono altri due brani quasi pronti. È tutto bene per l'uscita dell'album, però chiaramente servono un po' di fondi, anche perché poi tutto il ricavato andrà comunque alla, esatto, casa di spiritualità. E già oggi è su 160 portali digitali, Beatport, iTunes, per cui si trova veramente da tutto quello che è il mondo digitale già pronto. Abbiamo visto prima la tua pagina, Facebook, esatto, del nostro Luca Maffi, Luca Maffi DJ, avete visto, si è andati lì ovviamente e o chiedere amicizia o mi piace, ora non so in che tipo di è possibile poi avere tutti gli aggiornamenti anche su come stanno andando le cose, ma anche credo su questa casa di spiritualità, esatto, dal sito www.evangelizzazione.org, lì
questa idea. Poi è chiaro che tu avevi, hai una passione che è la radio, la musica. Sì, E hai scelto che tipo, che genere di musica? L'hip hop, perché l'hip-hop mi segue da tempo, per cui ho voluto proprio portare quello che a me piace definire, quello che ho imparato nei miei periodi più bui, lo voglio portare a servizio della luce. Ma il bello è che quando Gesù entra nella vita non cambia radicalmente quello che sei tu, lo mette proprio i doni che hai a frutto per qualcosa di più grande. Bello, perché riesci anche a valorizzarti ancora, sì, di più. Allora, noi abbiamo terminato, intanto vi invito ovviamente a informarvi, andare su internet e poter contribuire a questo progetto che è la Casa di Spiritualità di Don Dino Foglio. La telecamera è quella e siamo alle battute finali. E allora, tu vuoi mandare un messaggio ai giovani anche che ci stanno seguendo, comunque alle famiglie, perché questo è Con Te in Famiglia ed è un programma che è diretto proprio alle famiglie. Un messaggio perché per te è stato importante, l'abbiamo sentito, ma perché potrebbe essere importante anche per i nostri amici a casa. Va bene. È quello di assolutamente lasciare entrare Cristo nella propria vita e fidarsi fino in fondo, fidarsi veramente fino in fondo. Perché nel momento in cui, e l'ho sperimentato sulla mia pelle, dico bene, mi fido di te, allora a quel punto cambia tutto, la vita prende colore, la vita ha tutto un altro sapore. E siccome la vita è una, è un peccato non provare questa esperienza. Bravo, meravigliosa. Ma sicuro. Un'ultimissima cosa, ma tu prima di questo incontro con la Casa di Spiritualità eri credente, praticante? C'era già qualcosa in te? Oppure? Allora, c'era per la famiglia. La famiglia, sì. Però ti eri allontanato? Molto allontanato, per situazioni che la vita ti porta. Questo te l'ho chiesto perché ci fa capire quanto sia forte quello che hai provato come esperienza e potrebbe essere d'aiuto veramente a tutti. Io ti ringrazio, Luca. E allora, dimmi dove sei? Questo è il brano, per ora è uno. Ma ne sono pronti già altri, in bocca al lupo, altri due, insomma devi lavorare per quest'album perché lo vogliamo e ti rivolremo qua anche a promuoverlo per la Casa di Spiritualità Don Dino Foglio che aspetta tutti, c'è veramente posto per tutti e per davvero il rinnovamento dello spirito. Grazie, grazie, bocca al lupo, grazie, veramente di cuore. Adesso la pubblicità, tra poco ancora Con Te in Famiglia in diretta e vi racconteremo un'altra storia. Tele tutto, la...